Licia Ronzulli, senatore di Forza Italia, commissario regionale di Forza Italia a Cremona per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Senatore Ronzulli, grazie della visita. Grazie Se io dico la parola Cremona, qual è la prima immagine che le viene in mente? a voi. Beh, è una città meravigliosa, quindi senza dubbio la città, ho avuto modo di vederla pochi mesi fa per le amministrative, un bel centro storico, insomma, a me è piaciuta molto la città, il centro della città. Qui è una città ancora molto a dimensione umana in cui conta il rapporto interpersonale, quindi stupisce un po' che la campagna elettorale, anche perché è molto corta, non abbia più quegli appuntamenti di una volta di piazza. Cioè, è una cosa che sono cambiati i tempi, adesso si comunica anche a mezzo interviste, a mezzo social, o c'è un'altra ragione secondo lei? No, le due cose insieme. Sicuramente è stata una campagna elettorale diversa dalle altre perché è arrivata praticamente a metà estate, a ridosso di una crisi di governo, senza soluzione di continuità, nel pieno mese di agosto, dove le persone erano un po' ovviamente, cioè erano in vacanza, non avevano voglia di sentire parlare di politica e quindi è una campagna elettorale, come diceva lei, corta. A tratti anche molto violenta da parte di alcuni schieramenti, e poi soprattutto, siccome il tempo è poco, le persone hanno ricominciato a lavorare, i bambini ad andare a scuola, chiedere agli italiani, con tutti i problemi che hanno, di venire ancora in piazza, di mobilitarli, sapevamo che era una richiesta onestamente che non collimava con i bisogni di oggi, e quindi ecco che le piazze sono diventate piazze virtuali, quindi tutto si è concentrato sulla televisione, sui social media, sulla stampa. Gli italiani si fanno si informano in questo modo, decidono in base a queste informazioni cosa poi votare il 25 di settembre. Mi deve togliere una curiosità, essere sincera, non so se l'hanno già fatta magari mille volte questa domanda, ma a me Prego. manca ancora la risposta. Lei è una delle più strette collaboratrici del presidente Silvio Berlusconi. È vero che quando è caduto il governo quel giorno Mario Draghi gli ha telefonato e qualcuno non gli ha passato la telefonata? Lo so, questa è una cattiveria che qualcuno evidentemente ha messo in giro per evitare di raccontare la verità. Sì, Mario Draghi aveva chiamato, il presidente Berlusconi era in riunione con gli alleati, con diciamo, i collaboratori di tutti i partiti, c'erano 20 persone a quel tavolo e il presidente ovviamente voleva rispondere al presidente Draghi dopo aver preso quantomeno una decisione con gli alleati, quindi che avrebbe richiamato lui, però dall'altra parte per tentare di aumentare la pressione hanno giocato in modo scorretto raccontando che qualcuno non gliel'aveva passato. Poi io nel caso specifico io chiamai il capo di gabinetto di Mario Draghi perché la notizia stava per uscire e lo avvisai, guarda che sta per uscire questa notizia, attenzione a giocare non in modo particolarmente corretto, perché il presidente è in riunione, stanno prendendo una decisione, quando avranno preso una decisione sarà il presidente stesso a comunicarlo, così fu, perché il presidente chiamò il presidente Draghi per dire appunto la decisione di andare avanti senza il Movimento 5 Stelle, il presidente Draghi non proferì parola, siamo arrivati in aula e abbiamo assistito alla fiducia messa sulla risoluzione Casini che in poche parole diceva va tutto bene così, andiamo avanti e non cambiamo nulla. Grazie al senatore Licia Ronzulli, che adesso parteciperà a un forum con la redazione. Troverete tutto domani sull'edizione cartacea della provincia e ricordo sempre che questo spazio è aperto a tutti i candidati delle diverse forze politiche. Grazie, senatore. Grazie, grazie a voi.